Dopo l'invito che Gesù fa, dell'invio meglio, dei discepoli due a due, c'è da considerare anche l'aspetto della verifica, in qualche modo, una verifica del cammino fatto. E li vede tornare stanchi ma entusiasti, poiché hanno incontrato tanti volti, tante persone, hanno consolato, hanno operato guarigioni nel nome di Gesù, hanno vissuto la prossimità, hanno imparato da Gesù il modo con cui bisogna avere compassione, bisogna guarire, hanno espresso quella che è la carezza da dare a chi soffre. Ecco, e in questo continuo incontrarsi con gli altri, l'incontro con gli altri, hanno incontrato anche se stessi. E quando Gesù li invita con la sua compassione a stare gli uni vicini agli altri, a raccontarsi e a raccontare quello che hanno vissuto, non vuole altro che questi discepoli ritrovano se stessi, appunto, e che facciano il massimo per portare agli altri quello che hanno imparato stando accanto a Gesù. E qui comprendiamo, mi sento di dire, anche un fatto importante: nessuno dà ciò che non ha, non posso dare agli altri l'amore di Cristo se io non ne ho fatto l'esperienza, se io non prego, se io non vivo il Vangelo, se non ascolto la sua parola, come potrò mai trasferire, testimoniare, annunciare questa bellezza dell'incontro con Gesù? E come potrò essere io rivelazione del cielo, di quel mistero grande che è il cielo che entra nella mia anima, come diceva Antonio Bello? Ecco, diceva appunto che se io imparo ad avere uno sguardo di commozione, di tenerezza, allora il Signore mi si rivela, il Signore entra nella mia anima. Quando esprimi la compassione, quando ritrovi la capacità di commuoverti, allora il mondo si innesta nella tua anima. E se ci sono ancora persone capaci di commuoversi per l'uomo e tutte le sue necessità, l'uomo che soffre, l'uomo delle sue fragilità, allora vuol dire che abbiamo ancora tanto da sperare. Sono sempre espressioni queste di Don Tonino Bello che ci fanno capire quanto importante sia la persona. Infatti Gesù non si pone il problema del portare avanti un programma, come accade spesso nelle realtà parrocchiali, anche nelle associazioni. Nell'associazione di cui io sono l'assistente nazionale, no? Talvolta ci si pone il problema se bisogna finire i temi del sussidio formativo annuale o se bisogna fermarsi a quella o quell'altra tappa, ma in realtà quello è solo uno strumento, perché ciò che è importante è che noi ci mettiamo in ascolto gli uni degli altri e abbiamo un'attenzione per le persone, così come sono, accogliendole, avendo compassione per loro. È uno sforzo empatico, ecco, di stare accanto e di ascoltare tutte quelle che sono le istanze delle persone che il Signore poi ci mette accanto. E in questo senso è importante riposarsi nel cuore di Cristo, nella preghiera, accogliere la parola di Cristo e continuare poi davanti a Lui a testimoniare quello che si è potuto compiere nel suo nome. Buona domenica a tutti.